Ciao ragazze e ciao ragazzi, allora in questo video di recensione, ho controllato ovviamente il mio quadernino ed ero arrivata a 5 prodotti da dovervi recensire. Ho detto prima che diventano 10.000 prodotti, facciamolo stasera visto che ho un attimo di tempo. Allora sono 3 prodotti smalto e 2 a parte, quindi potremmo dire recensioni unghie e altro. No, sto scherzando. Allora, il primo prodotto di cui voglio parlare è questo smaltino della Yves Rocher. Era di una collezione un po' datata perché sono quella piccolini da 3 ml, però la numerazione mi sembra di averla comunque vista in collezione permanente, anche se hanno modificato un po' il packaging. Il numero è il 13 Amethyst. È questo bellissimo colore, non so se si riesce a vedere. È questo viola che dà sul fucsia, ma non è né troppo fucsia né troppo viola. È proprio colore ametista, nel senso che è una colorazione abbastanza particolare che richiama la gemma ametista, ed è appunto questo color intermedio molto bello. Il pennellino di questo prodotto comunque è molto sfigatello perché sono quelli piccolini, però il prodotto si stende molto facilmente e l'asciugatura è rapidissima. Il colore è leggermente direi effetto vorrei dire gemma, però non è il termine esatto, è un effetto quasi metallizzato sull'unghia. Il colore che vedete in boccetta è lo stesso che poi ritrovate sull'unghia alla seconda passata. Alla prima ha qualche striatura extra che non gli permette di essere un colore bello pieno alla prima passata, ma la seconda è straordinaria. Come vi dicevo, la stendibilità è perfetta e la durata è pessima, 3 giorni e si sbecca. Con i top coat ovviamente va a aumentare la sua capacità di tenuta, ma senza no. Adoro questo colore, ovviamente in estate. Quest'estate praticamente 3 millilitri tra mani e unghie dei piedi l'ho finito in pochissimo. Non vi posso neanche far vedere il colore perché non esiste più, è soltanto sporca la boccettina. L'ho messo e l'ho rimesso insieme a un altro blu, ma di continuo perché mi piaceva tantissimo come mi stava e quindi l'ho terminato. Secondo prodotto di cui voglio parlare è questo top coat di Deborah, si chiama Plumping Effect Top Coat, smalto sigillo tenuta e la numerazione 00. Sigillo il colore per una manicure a lunga tenuta. Allora, il pennellino è un prodotto, è da 8,5 ml, è il pennellino di quelli nuovi, diciamo, piatto, è un po' sporco, comunque piatto, c'è anche un residuo, io se riesco a toglierlo, eccolo qua. Come capita con la maggior parte dei top coat che fanno effetto volume, si solidificano, che è una bellezza. Comunque, il pennellino è questo. L'effetto è molto lucido, è molto gonfio e mi piace tantissimo. L'asciugatura non è eccessivamente lenta, potrebbe essere anche più veloce, ne sarei contenta. La cosa che non mi piace, proprio non riesco a digerire, ma secondo me devo proprio cambiare il tipo di top coat che vado a scegliere, perché le mie unghie sono molto mobili sotto la superficie colore dello smalto. Quindi cosa succede? Se uno smalto non segue i movimenti delle mie unghie, dopo neanche una giornata inizio a fare quelle crepette terrificanti, ma su tutte le unghie, perché sono tutte le unghie molto morbide. E quindi cosa succede? I top coat che fanno effetto gloss, effetto plumping, effetto gel, sono una si forma una superficie troppo dura e praticamente non me li posso godere perché poco dopo, dopo 2 giorni, li devo andare a togliere, anche se tutto il resto è perfetto, non ha sbeccature, non ha niente, però queste righe sono fastidiosissime. Con un colore tranquillo, un beigiolino, un rosellino, un celestino, ok, ma se già con un rosso aranciato tipo questo, o un bel rosso, un bel blu, un bel nero, scusate il cellulare come sempre partecipe,
l'effetto è terrificante, quindi lo vado sempre a togliere. Nulla togliere a questo smalto perché di per sé il suo lavoro lo fa, l'effetto è veramente favoloso, ma io devo cambiare assolutamente tipologia di top coat che vado a utilizzare. Ultimo prodotto smalto per oggi è questo smalto di Lepo, è un rinforzante unghie alle alghe marine 8 ml, il numero è il 44, è questo bellissimo blu spento molto bello, veramente fa un bellissimo effetto sull'unghia. Il pennellino è di quelli ormai direi nuovi. L'unica cosa è che non è tagliato tondo in punta ma quadrato, quindi si ha un po' di difficoltà a creare diciamo l'attaccatura qui per chi non è professionista nel campo. Questo smalto si asciuga rapidamente, ha un effetto lucido anche senza top coat, ha una durata bellissima, 5-6 giorni tranquillamente, ed è perfetto così come lo vedete alla prima passata. Io non faccio la seconda. Ha un piccolo problema: macchia tantissimo le unghie. L'ho provato con una base classica, uno smalto trasparente, l'ho provato con un color carne sotto, sempre della Lepo, ma è passato sempre e questa cosa non mi piace. Anche perché se mi dici che sei uno smalto rinforzante, io pretenderei anche di poterlo mettere senza top coat, senza base coat, così da far penetrare gli effetti dell'alga marina, ma non me lo posso permettere, altrimenti mi ritrovo le unghie blu. Mi piace, però questa cosa che trapela mi viene un pochino noia. Ho messo in uso queste suolette della Shull Active Gel, quelle per scarpe con il tacco. Sono di una comodità estrema, bellissima, mi fanno impazzire. Le ho messe con un paio di stivali di Bata, sì, praticamente hanno il tacco 10 molto, molto grosso, però sul dove appoggio il piede praticamente tocca non ha para, quindi sento tutto il dolore qui nella parte finale delle dita che inizia poi il collo del piede nella parte di sotto. E con i San Pietrini che abbiamo a Salerno non riuscivo proprio più a indossarle. Le ho trovate, ho detto proviamo. Se poi non vanno, amen, non fa nulla, le tolgo, ma ormai con quelle scarpe posso anche correre sui San Pietrini, quindi sono perfette. Ne devo comprare assolutamente altre perché ho altre scarpe da dover risistemare. Sono morbide, hanno la colla, quindi poi si incollano nella scarpa e non rischi di tenerle scivolate. Sono perfette, mi piacciono tantissimo. Ultimo prodotto per questo video è questa provina di un eau de toilette di Bottega Verde della linea Giardini Toscani Podere Fiorito. Sì, è una provina che ho preso per il mio compleanno, me l'hanno regalata, mi sembra di sì. Una sintonia che cambia come il cielo d'estate, aprendo alle danze e alle sensualità con inaspettati sguisti. Gussi? Sì. Verdi e acciudili. Acciudili? Ok, vi voglio leggere perché l'ho trovato super divertente ciò che, come lo descrive Bottega Verde sul suo sito. È come passeggiare a piedi nudi in un prato quando l'erba appena tagliata diffonde ancora il suo intenso aroma verde. Aroma verde, ok. Adoro l'odore dell'erba appena tagliata, però questo odore verde, aroma verde. Dove le aiuole in fiore mostrano gli incantevoli boccioli dei petali delicati come la sera e gustosi frutti scaldati dal sole della campagna toscana. Sono stata in Toscana, ma non ricordo questo odore, sto scherzando. Sprigionando dolci sensazioni. Strizzo gli occhi perché sono senza occhiali. Una sinfonia che
cambia come il cielo d'estate aprendo le danze alla sensualità. Anche questo già l'ho letto perché stava scritto anche qua. C'era qualche altra cosa che mi ha fatto ridere? No. Comunque, le note di testa sono verde di foglia e fiori di loto. Fiori di loto, sinceramente, non vi saprei dire perché non lo conosco come profumo, però l'erba tagliata si sente. La nota di corpo è la tuberosa e pesca bianca, invece quella di fondo è muschio. Questa è una piccola confezione, anche molto carina, perché è un piccolo, come se fosse una piccola boccettina da... non c'è scritto. No, non c'è scritto. Comunque molto molto carina. Adoro... Allora, io sono un soggetto allergico, quindi non mi posso permettere... profumi, mi escono le bolle. Questo è stato un azzardo, nel senso che avevo chiesto alla commessa se potevo intercambiarlo con un altro dono, perché avevo spiegavo che ero un soggetto allergico e quindi non volevo sprecarmi il regalo praticamente. Lei mi dice: "Prova il prova a indossarlo in negozio, ti fai un giro, magari esci pure, ritorna tra un'oretta. Se non ti sono uscite bolle, vuol dire che il prodotto non ti fa allergia e te lo regalo." Ho fatto così, c'è un profumo bellissimo. Ho fatto così, l'ho lasciato trascorrere un'oretta. Praticamente Bottega Verde ce l'ho sotto casa della nonna, quindi poi me ne sono salita da nonna. Ho fatto merenda con nonna. Tornata, non avevo bolle e me lo sono fatto regalare. E quindi l'ho iniziato ad utilizzare con molto piacere perché sapevo che non mi faceva allergia. Poi, per il fatto che è uno dei toilette, è molto più leggero, ovviamente si disperde molto più rapidamente il profumo, però io lo sento anche a 2-3 ore di distanza, ho tutte le mani profumose, lo sento ancora e sento per parecchio tempo questa nota acidula che mi piace da impazzire. Diciamo che la nota di corpo un pochino più... dolce e accompagnosa, non si può dire accompagnante neanche, non la sento tantissimo, però sento l'ultima nota, quella di muschio, la riesco a sentire proprio nella parte finale, dopo 2 ore sento solo quella nota e poi svanisce completamente, ma è un profumo veramente bellissimo. Vedo che ora è in offerta, invece di 26,49 costa 12,90 la boccettina da 50 ml, quasi quasi, però sono ancora parecchio. Ok, questi sono i prodotti che ho provato nell'ultimo periodo. Spero che queste recensioni vi siano state utili. Io nel frattempo vi mando un grosso bacio e ci vediamo nel prossimo video. Ciao ragazze e ciao ragazzi, in gamba!